Ciao a tutti e bentornati su RPG Maker MV! Oggi faremo una cosa diversa, un po' andremo sul database e vedremo come realizzare lo status Berserk, proveniente da vari videogiochi di ruolo come ad esempio Final Fantasy. Così impareremo anche ad utilizzare un po' quelli che sono gli states. E andiamo qui. Qui ci sono alcuni states di default, ne sono 10. Noi ne creiamo uno nuovo, creiamo l'11esimo. E vediamo un po' come si crea lo stato Berserk. Allora, innanzitutto diamo un bel nome al nostro status. E se facciamo doppio clic possiamo scegliere l'icona a cui dare questo status. In questo caso io scelgo questa perché mi sembra la più adatta. La priority significa che quando avremo più status alterati, quello con la priority più elevata andrà a vedersi nell'animazione del personaggio. Quindi se per esempio noi siamo in Berserk e siamo allo stesso tempo avvelenati, abbiamo tutte e due 50 e quindi lo status alterato ultimo applicato si vedrà. Però se avevamo accecato, vedete, la priority 60, si vedrà prima lo status accecato di quello di Berserk. Proviamo a mettere una priority di 70. In questo caso non ci serve più di tanto perché comunque all'interno del tutorial vedremo soltanto lo status Berserk. Allora, di norma, questo tipo di status all'interno dei videogiochi come Final Fantasy aumenta l'attacco e ne diminuisce ad esempio le capacità difensive. Quindi noi facciamo doppio clic all'interno dei traits e andremo nella seconda pagina all'interno dei parametri e diremo che l'attacco aumenta ad esempio del 200%, mentre il parametro della difesa diminuisce della metà. In questo modo raddoppieremo l'attacco e dimezzeremo la difesa. Un'altra cosa importante è che all'interno dello status Berserk il personaggio attacca sempre solo il nemico e non è possibile dargli dei comandi. Per questo si può fare andando su Author, l'ultima pagina, e selezionando come special flag l'auto battle, cioè battaglia automatica. Questo però non è tutto, perché innanzitutto possiamo, grazie al nuovo RPG Maker MV, possiamo scegliere non solo il tipo di animazione che può avere il personaggio, ad esempio normale è l'animazione normale, no? Del semplice stare fermi. Anormale è lui che sta male, si vede proprio all'interno dell'animazione, addormentato oppure morto. Essendo Berserk uno stato che non dà fastidio al personaggio, Normal è il più adatto. Mentre per Overlay direi che Rage è il più adatto. Poi vedremo perché. In pratica si tratta di una specie di fiammella che si trova sopra il personaggio, all'interno delle animazioni. Di solito non può essere rimosso se non tramite qualche cura. Ovviamente non mettiamo di rimuovere la restrizione, perché la restrizione la dovremo inserire e la restrizione sarà attacca un nemico, quindi la restrizione è attacca solamente il nemico, utilizza il comando attacco. E questo è tutto. Quindi questi sono i parametri per impostare lo status Berserk. Adesso vediamo se funziona o no. Per farlo io velocemente creerò un oggetto qui all'interno di items e lo chiamerò BB. Non lo so perché, ma facciamo così. Auto B, Auto Berserk, va? E gli diamo come oggetto, come immagine, insomma, non so, il pugno. Insomma, alla fine è soltanto per vedere se funziona o no. Facciamo che funziona su un alleato. Sempre non ci interessa, perché poi noi questo è soltanto per tutorial. E diciamo che applica lo status Berserk all'alleato. Fin qua è tutto ok. Quindi noi vedremo se in questo modo se funziona. Allora attiviamo il test e aumentiamo un po' il livello, ad esempio di Harold lo aumentiamo a 10 e premiamo ok. Allora, come possiamo vedere, possiamo scegliere le nostre mosse. Adesso noi daremo l'auto berserk a Harold e con gli altri ci difenderemo. Harold si infliggerà lo status Berserk e vedremo che non potremo, ecco qui, scegliere i suoi attacchi e naturalmente, ecco infatti, infliggerà più danni. Vediamo? Infatti se adesso attacca,
dovrebbe infliggere un bel po' di danni. Infatti ne infligge 233. Quindi lo status funziona. Infatti se adesso attacchiamo normalmente non infliggerà 233, ma bensì molto meno. Facciamo la prova. Dovrebbe infliggere sui 100. E infatti 90. Quindi lo status Berserk, scusate, funziona alla grande. Quindi questo è stato un tutorial per vedere un po' come funzionano gli status e ne abbiamo creato uno tutto nostro. Quindi spero ovviamente che questo tutorial sia stato utile a qualcuno e noi ci vediamo presto in un nuovo tutorial di RPG Maker MV. Ciao!